Nel convento di Sant'Antonio di Civitaretenga a Navelli, la terra culla dello zafferano e dei suoi fiori, si è svolta la presentazione del ciondolo zafferano, l'ultima creazione del maestro orafo Giuliano Montaldi, che si va ad aggiungere alla collezione I Love Abruzzo, un altro simbolo della nostra regione, un gioiello che racconta quel legame indissolubile con la propria terra. L'evento è stato organizzato insieme alla cooperativa Altopiano di Navelli con la collaborazione della cantina Cataldi Madonna. Quest'oggi ci troviamo qui nel convento di Sant'Antonio a Civitaretenga per iniziare i festeggiamenti del 50° della fondazione della cooperativa, che fu fondata appunto nel 1971 da Silvio Salvatore Sarra, e grazie proprio alla nostra cooperativa è stato salvato la coltivazione di zafferano e tutt'oggi è conosciuta insomma sia in Italia che nel mondo per la produzione appunto di zafferano dell'Aquila DOP, ritenuto di altissima qualità e il migliore al mondo. Lo zafferano è considerato l'oro rosso d'Abruzzo, conosciuto come una spezia preziosa per i palati alla ricerca di nuove emozioni, con le sue straordinarie caratteristiche organoelettiche e la sua versatilità in cucina. Intanto 50 anni dalla fondazione della cooperativa Altopiano di Navelli è sicuramente un traguardo importantissimo sia per chi l'ha fondata, per chi oggi ancora opera in questa cooperativa, ma per questo territorio di riferimento, cooperativa noto non solo in Italia ma al mondo per la produzione di zafferano DOP dell'Aquila, in una location così importante per festeggiare un compleanno importante nel segno soprattutto del fondatore Silvio Salvatore Sarra e di tutti coloro che ebbero l'intuizione chiaramente insieme a lui di costituire la cooperativa per rivitalizzare una produzione che ahimè 50 anni fa stava quasi scomparendo in questi territori, pur avendo dato nei secoli passati ricchezza e fortuna a questi territori. Questa è la patria dello zafferano, Civitaretenga e Navelli, lo zafferano è un prodotto tipico, è coltivato, è raccolto, è commercializzato, qui c'è una cooperativa da decenni creata dal mitico Sarra che fa questa attività permanente. E Montaldi crea questi meravigliosi gioielli, questi piccoli ciondoli rappresentativi dell'Abruzzo. Mettere insieme lo zafferano e il piccolo prezioso è stato diciamo un fatto quasi obbligatorio, d'obbligo, perché lo zafferano è davvero un prodotto dell'Abruzzo e quindi adesso siamo qui a raccontare cosa è lo zafferano per l'Abruzzo, cosa è stato, cosa potrà essere, e a dire che ora anche lo zafferano ha il suo simbolo.